Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi inizia la Quaresima. Con la Quaresima la Chiesa ci invita a un triplice impegno per prepararci nel modo migliore alla Pasqua. I tre impegni sono i seguenti. Preghiera, penitenza e carità. L'impegno della preghiera è il principale. Per la Quaresima vorrei indicare alcuni propositi che se rispettati ci faranno certamente crescere. Il primo riguarda la meditazione del Vangelo del giorno oppure di qualche libro spirituale che ci insegna a comprendere meglio il Vangelo. Se non sappiamo ancora fare una buona meditazione, limitiamoci anche solo a leggere attentamente a casa o in chiesa e a sottolineare o a trascrivere le frasi che maggiormente ci colpiscono. Ripetiamole mentalmente queste frasi e domandiamoci cosa vuole dirmi il Signore con queste parole? Riguardo alla preghiera, il Vangelo di oggi ci dà un prezioso insegnamento, soprattutto per la preghiera personale. La preghiera deve essere fatta per esigenza d'amore e non per essere ammirati dagli altri e considerati migliori. Gesù dice, Quando tu preghi entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Il secondo impegno è quello della penitenza. Togliamo qualcosa dalla nostra tavola. Alziamoci qualche minuto prima la mattina per pregare. Rinunciamo quanto più è possibile alla televisione. Tutte queste sono piccole penitenze che apporteranno grandi benefici alla nostra anima. In poche parole proponiamoci uno stile di vita più sobrio sull'esempio di Gesù, di Maria e di tutti i santi. La nostra penitenza deve rimanere per quanto possibile segreta, nessuno se ne dovrebbe accorgere. Il Vangelo di oggi dice, infatti, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. L'ultimo impegno è quello della carità. La carità è la regina delle virtù ed è il frutto che dimostra la bontà dell'albero, ovvero della nostra vita. Concretamente, cosa possiamo fare? Ognuno deve praticare la virtù della carità secondo la grazia ricevuta. Il campo della carità è immenso, ci sono le opere di carità materiale e le opere di carità spirituale. Le opere di carità materiale sono dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ospitare i pellegrini, curare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. Più importanti e meno praticate sono le opere di carità spirituale. Esse sono consigliari dubbiosi. Insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste e infine l'opera più importante di cui c'è maggiormente bisogno, pregare Dio per i vivi e per i morti. Concretamente possiamo proporci in questa Quaresima l'opera più importante, pregare per la conversione dei poveri peccatori e pregare per le anime del purgatorio. Il brano del Vangelo ci insegna inoltre a non suonare da tromba quando facciamo la carità, ovvero a non praticare le opere di misericordia per essere ammirati dagli altri, Altrimenti avremmo già ricevuto la nostra ricompensa. Ma quando fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. San Pier Crisologo con una frase molto nota riassume molto bene quanto finora detto. La frase è la seguente. Ciò per cui la preghiera bussa, lo ottiene il digiuno, lo riceve la misericordia. Dunque, con la preghiera chiediamo e con la penitenza e la carità otteniamo. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con una preghiera per l'inizio di questa Quaresima. Signore Gesù, Inizia il tempo di Quaresima, un periodo per stare con te in modo speciale, per pregare, per digiunare, seguendoti così nel tuo cammino verso Gerusalemme, verso il Golgota e verso la vittoria finale sulla morte. Sono ancora così diviso. Voglio veramente seguirti, ma allo stesso tempo voglio anche seguire i miei desideri e prestare orecchio alle voci che parlano di prestigio, di successo, di rispetto umano, di piacere, di potere e di influenza. Aiutami a diventare sordo a queste voci e più attento alla tua voce che mi chiama a scegliere la via stretta verso la vita. So che la Quaresima sarà un periodo difficile per me. La scelta della tua via deve essere fatta in ogni momento della mia vita. Devo scegliere pensieri che siano i tuoi pensieri, parole che siano le tue parole, azioni che siano le tue azioni. Ti prego, Signore, sii con me in ogni momento e in ogni luogo. Dammi la forza e il coraggio di vivere questo periodo con fedeltà affinché quando verrà la Pasqua io possa gustare con gioia la vita nuova che tu hai preparato per me. Amen. E per intercessione della beata Vergine Maria di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.